La colonna di aerea Lacenia che guarda al Mar Ionio, i boschi dove Pitagora percorreva i tempi ed elaborava le sue avveniristiche teorie, una natura ricca di sentieri da attraversare a piedi, a cavallo o in bicicletta, un territorio tra i più suggestivi e selvaggi della regione, e il Parco Nazionale della Sila nel suo versante ionico che degrada sul mare, candidato insieme ai due poli del Pollino e dell'Aspromonte ad accedere al POIN, i fondi del programma operativo interregionale. Il programma, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta, mira a premiare i territori ricchi di paesaggi e cultura, di borghi arroccati nei quali sopravvivono i mestieri di una volta, i sapori mediterranei, l'accoglienza e le tradizioni che rendono unica la regione. Sono 21 i possibili siti di interesse comunitario individuati dalla regione Calabria nella provincia di Crotone, tra la costa e la Sila. Valorizzare il parco e le sue aree di accesso naturale, migliorando anche le infrastrutture e i servizi di queste zone, spiegano l'assessore alla programmazione nazionale comunitaria Mario Maiolo e l'assessore al turismo Damiano Gagliardi, significa stare in linea con un turismo ecosostenibile, attento alle bellezze paesaggistiche e storiche, culturali, che oggi va per la maggiore e per il quale la Calabria ha una spiccata vocazione naturale.